I Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa ver. Ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi, con New Style and Gianca. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Olimpiadi 2024. Il sindaco di Roma Virginia Raggi dice no alla possibilità che si svolgano nella città eterna. La motivazione sarebbe questa: accogliere le Olimpiadi significherebbe assumere altri debiti, usando i soldi dei cittadini romani. Il sindaco sostiene anche che la presenza delle Olimpiadi porterebbe alla costruzione di strutture che, come era accaduto per i mondiali di nuoto del 2009, che poi sarebbero destinate a rimanere incompiute. Tu cosa ne pensi di questa decisione? Beh, innanzitutto, se non sbaglio, mi sembra che nel programma del sindaco ci fosse appunto che avrebbe detto di no alle Olimpiadi, quindi chi lo ha votato sapeva che sarebbe stato così. Poi in realtà non so, abbiamo avuto l'esempio di Atene in cui sono stati spesi molti soldi ed è stata una cosa abbastanza grave per l'economia di tutta la Grecia. Non saprei dare un giudizio, però penso che poteva essere un'opportunità ma anche un grosso rischio, quindi probabilmente ha fatto bene così, credo. E cosa ne pensi di ciò che lei dice, cioè del fatto che comunque in Italia succede anche spesso che vengano costruite delle strutture e poi lasciate incompiute? Beh, diciamo che è anche vero che se continuiamo a ragionare così allora non si farà mai niente, quindi bisogna cercare di andare avanti e di sperare che ci sia anche ancora gente onesta e tutto quanto. Però ha detto una sacrosanta verità. Sono pienamente d'accordo con il sindaco di Roma. Come mai? Perché comunque abbiamo già visto tante volte edifici fatti, disfatti, debiti, diciamo anche come l'Expo, tutta tanta novità e poi è tutto finito lì, ci guadagnano solo le grandi immagini, industrie, quelli che sono. Beh, penso che comunque sia, è una buona occasione, ha dei lati positivi in quanto se il governo amministrasse bene le infrastrutture che fanno, potrebbero essere riutilizzate, basta usare un po' di cervello, dato che sono politici e comunque sono persone molto culturate, che il cervello se lo mettessero in moto potrebbero usarlo bene, potrebbero riuscire a farne anche un utilizzo importante. È negativo in quanto do ragione al sindaco di Roma per le spese pubbliche, ma considero anche il fatto che avere le Olimpiadi a Roma porterebbe anche un notevole guadagno per lo Stato e quindi secondo me dovrebbero cercare di fare le Olimpiadi, perché alla fine questo è un paese dove l'accoglienza al turismo è molto aperta, non è la stessa situazione di come era in Brasile, dove diciamo la criminalità vuoi non vuoi è più alta e se riesce un paese come il Brasile ad accogliere le Olimpiadi in un momento difficile come questo, penso che anche l'Italia sarebbe in grado di poter gestire la situazione, questo è il mio parere.